Sì, care amiche, benvenuti e oggi, come promesso, vi parlo di Sanremo e di ciò che è stato l'evento. Abbiamo rilasciato tanti short in questi giorni dove in qualche modo vi sottolineavo alcune mie impressioni. Allora, l'evento è stato veramente, veramente piacevole, anche se le serate sono state lunghissime, perché di media ogni serata durava dalle 4 alle 5 ore, per cui anche per me è stato difficile, e quindi per la maggior parte delle persone che in qualche modo lavorano è stato molto difficile tenere gli occhi aperti fino a molto tardi. Ad ogni modo, veramente, l'evento è stato riuscitissimo e poi se vogliamo parlare degli ascolti, ieri sera Amadeus e il suo team di lavoro hanno fatto il 74% di ascolto. Vuol dire che 74 persone che erano a casa davanti alla televisione su 100 hanno seguito il Festival di Sanremo e ci sono stati picchi di 17 milioni, quindi veramente degli ascolti che oggi sono un evento, perché oggi in televisione non fa nessuno in termini di share, no, scusate, in termini di numero di persone. La finale di ieri è stata la più seguita dal 2000, in termini di share la più seguita dal 1995. Voi potete capire il successo planetario che quest'anno, insomma, il team che lavora attorno a Sanremo, dentro nella produzione, Amadeus stesso, i suoi ospiti, i suoi co-conduttori, i cantanti hanno in qualche modo realizzato una cosa veramente plateale che per la televisione non si verificava veramente, veramente da tanto tempo. Inoltre abbiamo avuto delle canzoni. Parliamo delle canzoni. Le canzoni non erano eccezionalmente coraggiose, l'avevo già detto in uno short qualche giorno fa, nel senso che la maggior parte delle canzoni sapeva di già sentito, di omaggio al passato, di omaggio ad alcuni artisti nazionali ed internazionali. Parlando con un carissimo amico e leggendo anche i social, ad esempio, Annalisa si è ispirata moltissimo a Raffaella Carrà, a quello che era il mood di, come dire, di libertà e di donna che lanciava Raffaella, anche se chiaramente la sua immagine è completamente diversa, il suo cantare, la sua musica è completamente diversa, ma era molto chiaro il riferimento a quello che era la potenza del messaggio di Raffaella in tutto, chiaramente, in chiave 2024. Il resto delle canzoni è stato lineare, poco coraggioso, ma nel complesso molto piacevole. Abbiamo avuto ad esempio Fiorella Mannoia che ci ha messo tanto cuore nella sua canzone e ha incollato nuovamente il pubblico, il suo pubblico a sé. Abbiamo avuto Angelina Mango, la vincitrice, una rivelazione, una ragazza certamente di grande forza, di buon talento artistico, con una canzone piacevole. Forse in cerca di personalità, nel senso che è in definizione, quindi io sono molto contento che abbia vinto questa manifestazione, ma a mio parere era, diciamo, più matura artisticamente Annalisa che ha portato una bellissima canzone, che ha fatto una bellissima figura su quel palco. Mi è piaciuta
Mi sono piaciuti molto e devo dire che li ho un po' trascurati, salvo che in uno short dove parlavo di loro, ma mi sono piaciuti molto i Ricchi e Poveri. Non tanto per la canzone, no? Però credo che alle soglie della pensione, e essendo comunque dei professionisti di comprovata esperienza, di grande, anche di grande successo, mettersi di nuovo in gioco dopo aver cambiato la formazione negli anni 80 per lo scioglimento dal gruppo di Marina, Occhiena, non mi ricordavo il cognome, per la nota vicenda del fatto che avesse una storia con il marito di Angela e quant'altro. E poi per la dipartita di Franco Gatti qualche tempo fa, a 77 e 78 anni, che sono che l'età di Angela e di Angelo, sia veramente coraggioso e da grandi, grandi professionisti. Quindi un plauso veramente forte, forte a loro. Su Loredana non dico molto, nel senso che Loredana Bertè, a parte amarla molto io, però ha veramente fatto una grande figura, e ha portato un bellissimo testo autobiografico, come spesso i suoi testi sono, su quel palco. Quindi un plauso forte anche alla grandissima Loredana Bertè. Devo dire che mi è dispiaciuto un pochettino per Mahmood. Mahmood è un giovane di grande talento che aveva già vinto un festival ed era già andato all'Eurovision qualche anno fa con Soldi, ma quest'anno, rispetto a qualche tempo fa, dove era un giovane Mahmood, quindi a inizio carriera, con ancora come dire, delle parti acerbe, no? Del suo talento, quest'anno poteva assolutamente accedere all'Eurovision ed era secondo me pronto e maturo per rappresentare al meglio questa nazione. Un artista che io non amo molto, ma che devo dire ho apprezzato per la coerenza e la piacevolezza sul palco, è Ghali. Ghali che onestamente mi era un po' sfuggito le prime serate, però l'ho visto ieri sera e devo dire essere un buon intrattenitore, tenere benissimo quel palco, e quel palco è piuttosto difficile da tenere anche per grandi professionisti, ma Ghali è assolutamente uno capace di tenere il palco, tenere l'attenzione del pubblico. Peccato per la canzone, che francamente non ho trovato un buon testo. Grossa delusione per i Negramaro, che hanno scritto qualcosa che sembra la copia sbiadita di quello che loro erano ad inizio carriera, una canzone che è sempre introversa, sta sempre un passo indietro, non parte mai con qualcosa di veramente incisivo, quindi forse per i Negramaro un'occasione sprecata. Clara è stata una sorpresa incredibile, giovane ragazza, molto piacevole nell'estetica di quello che porta sul palco e molto molto brava nell'interpretazione. Quindi devo dire la verità, nota di merito, io credo che se lei si presentasse anche i prossimi tempi, probabilmente riuscirebbe anche a vincere e a rappresentarci degnamente all'Eurovision, che si terrà a maggio. Quest'anno non mi sono piaciuti due ex di amici, che apprezzo normalmente, ma non mi sono piaciuti i testi di San Giovanni e di Irama, che credo semplicemente potessero dare molto di più su quel palco. Hanno portato due canzoni estremamente sanremesi, quindi che facevano l'occhietto a quello che era il vecchio concetto della scusatemi, della canzone sanremese, ma senza veramente, per quello che mi riguarda, poi potrete
essere d'accordo o non essere d'accordo, qui sotto lasciate il vostro commento se vi fa piacere, senza arrivare più di tanto a quello che è il pubblico. Invece, devo dire la verità, poi non posso fare un commento su tutti e 30 i cantanti. Mi ha deluso un po' Rosvillen, nel senso che ha portato una canzone che non mi è arrivata molto, ma si vede che lei è parecchio talentuosa, quindi occasione persa anche per lei. Mi è piaciuta molto Big Mama. Big Mama ha portato su quel palco una grande forza, anche se, e questa è una sensazione che ho avuto da subito, il suo personaggio e il messaggio che vuole veicolare fa un po' a pugni con quella che è la dolcezza un pochino più introversa, un pochino più intimista di quello che realmente lei è. Comunque, ottima esibizione, ottimo talento, grande tenuta del palco, molto molto brava. Veniamo ai co-conduttori. La prima e la seconda sera ci sono stati Marco Mengoni e Giorgia, che si sono esibiti entrambi, Giorgia con un'esibizione di grande forza e delicatezza nel suo complesso. È stata veramente brava e veramente emozionante, priva di quegli artifici vocali che io personalmente apprezzavo all'inizio della sua carriera, ma tolti quelli, quindi spenti quelli, lei ha portato veramente tanto a quel palco. Lo ha fatto anche Marco, lo ha fatto anche Marco in maniera molto più decisa. Ha reinterpretato Due vite e evidentemente è chiaro che è un testo che gli è arrivato proprio sotto pelle in maniera forte, e poi ha avuto un momento in cui ha interpretato dei brani molto belli del suo repertorio, quindi promossi a pieni voti sia Marco che Giorgia, che poi in realtà ha fatto questa esibizione splendida su quel palco, ma si è rivelata molto molto spigliata e naturale nella conduzione. Teresa Mannino, una comica molto interessante, ricchissima di sfumature, come dicevo nello short dedicato a lei, ha portato molta improvvisazione, molti sorrisi su un palco difficile, ed è stata molto ironica e molto autoironica, quindi a partire dai vestiti che ha scelto, dai costumi, dal fatto che ha tenuto, per quello che era la sua parte di competenza, ha tenuto alto il volume, tra virgolette, della manifestazione fino all'ultimo, e poi si è creata una bellissima alchimia tra conduttore, co-conduttore, cantanti. Insomma, è stata veramente un collante splendido in una serata che, come ho già detto nello short precedente, poteva essere pericolosa, perché poteva essere, era la più difficile a livello di collocazione. Lorella Cuccarini, ho detto già un sacco di cose, si è lasciata andare in maniera molto più naturale nella conduzione, quindi non ricercando quel manierismo che lei ricerca spesso quando è sul palco, quindi è stata molto più spigliata, è stata probabilmente, anche avendo alle spalle Amadeus, che invece è un conduttore primariamente, si è sentita più libera di abbracciare il palco in una maniera più
più leggera, più spigliata, meno affettata, meno didattica, non mi è piaciuta, per quello che riguarda Lorella, la scelta degli abiti, nel senso che probabilmente non colpa sua, probabilmente il suo stylist le ha fatto una proposta che però lei, donna di spettacolo da 40 anni, poteva anche non accettare. Però non particolarmente riuscita la scelta degli abiti con cui si è presentata in scena. Il numero di spettacolo è stato il suo classico numero che, francamente, però, senza l'intromissione di Fiorello e di Amadeus poteva risultare più forte, più bello, più piacevole. Veniamo all'ultimo co-conduttore, Fiorello, nessuna sorpresa, un po' di battute stantie che onestamente potevano, secondo me, essere evitate. Chiaramente lui è un mattatore, chiaramente lui dovrebbe, secondo me, condurre da solo un evento così, perché relegarlo al ruolo di co-conduttore è un po' qualcosa che non funziona fino in fondo. Però devo dire ottima l'alchimia, ottimo il mood che si è venuto a creare, anche perché Fiorello e Amadeus sono proprio amici anche nella loro vita, e questo passa sul palco. Direi che forse qualche battuta in meno, cioè, ha nominato le balene a inizio serata, e diciamo che non mi ha fatto andare un po' per traverso la pizza, vi dirò la verità. Per quello che riguarda chiaramente l'essere su quel palco, beh, insomma, Fiorello funziona più o meno sempre. Un po' meno egocentrismo e un po' più altruismo, cioè sarebbe stato molto carino che lui avesse lasciato stare il suo egocentrismo, quindi la sua voglia di essere al centro dell'attenzione, fosse stato un po' più generoso coi cantanti che magari dovevano esibirsi e giustamente avevano la giusta ansia, anche essendo professionisti consumati. Io direi che il voto a questa manifestazione nel suo complesso potrebbe essere un 9,5. Unica cosa che mi sento di dire, se la prima serata è cominciata presto, perché durante le prime quattro serate è cominciata alle 9:15, quindi ok, ma sabato è iniziata alle 9, quindi un pochino dopo, io mi sentirei di suggerire di chiudere un pochino prima. Porto ad esempio l'Eurovision, che ha artisti, tantissimi artisti e tantissime esibizioni che avvengono l'una dopo l'altra sul palco. Trova lo spazio per le chiacchiere, per dare i voti e quant'altro, ma a mezzanotte e mezzo è chiuso. Rai, ci riflettiamo. Grazie a tutti e a presto. Ciao.